Konami una volta produceva dei grandi videogiochi, lo ammetto, però porca miseria, perché adesso sei ridotta a fare quelle schifose pachinko? Scusate questo sfogo, perché mi manca a me la Konami di una volta. E nel 1991 rilasciò un gioco arcade che sicuramente molti di voi ne avete sentito parlare, forse avrete visto le loro conversioni, ma possiamo dire che prende molta ispirazione da un altro arcade Konami che era uscito più o meno in quel periodo, ma totalmente diverso. Sunset Riders, conosciuto in Giappone come Sansetto Raidazu. Allora, se dobbiamo vedere la storia, qui praticamente non c'è. Siamo semplicemente quattro cacciatori di taglie che devono semplicemente fermare i soliti delinquenti nel vecchio West. In modo un po' stereotipato, ve lo garantisco. Allora, quanto riguarda la grafica, posso dirvi che graficamente, essendo un gioco del 1991, è molto colorato. Nel senso, mi spiego. Allora, le ambientazioni, come potete vedere, sì, cercano di essere molto in stile film western ottocentesco, oppure che cercano un pochino di ispirarsi ai film tipo Sfida all'Ok Corral o i tipici film western di John Wayne che erano troppo perfettoni. Sì. Però con un tono molto più parodistico e comico. E posso dire che sono riprodotti bene, compresi anche addirittura gli elementi dello scenario, con una buona quantità di colori, animazioni praticamente buone per essere di un sistema arcade. Poi i personaggi, tutti quanti, non solo i protagonisti, ma anche i personaggi secondari, anche se sono troppo ripetuti, e i boss, hanno un design praticamente molto ben ispirato. Hanno uno stile, sì, da duro macho, un po' stile film d'azione alla Schwarzenegger o Rambo, lo ammetto, però hanno lo stile molto da tipo comico, ecco, nel senso duro, ma da commedia western. Mi ricorda un po' il film Pallottole cinesi. E devo dire che anche nelle animazioni sono fatti veramente bene. Graficamente posso dire che sì, è un 2D del 91, ma ancora oggi sono sicuro che farebbe faville perché è molto gradevole, ben colorata e ben ispirata. Sonoro, che vi devo dire? Allora, da un lato abbiamo tantissimi effetti sonori, alcuni molto tratti dai film western che abbiamo visto fino ad allora, e cosa interessante, sono un po' provenienti quasi da un cartone animato. Mi ricordano tantissimo il futuro Cocco Bill, ma quella è un'altra storia. Poi, per quanto riguarda musiche di sottofondo, sono temi musicali d'accompagnamento, simpatici che riescono a rendere frenetica l'azione, allo stesso tempo ironica, ma non sono niente di memorabile, niente a che vedere con quelli di Final Fight, oppure anche di Street Fighter, o anche addirittura del Punitore, oppure di Alien vs Predator, anche se lì non sono proprio le migliori che ho mai sentito. Ogni tanto durante il gioco sentiamo anche addirittura qualche frase doppiata in lingua inglese, anche nella versione giapponese. Ecco la giocabilità. E ve lo state chiedendo cos'è Sunset Riders? Beh, praticamente è un gioco d'azione a scorrimento orizzontale, forse un pochino anche in verticale, ma direi che è più orizzontale,
E niente, siamo semplicemente il giocatore che deve prendere il proprio cacciatore di taglie, dipende che giocatore siamo, e uccidere tutti gli avversari che ci capiteranno davanti. Ovviamente tutti questi personaggi secondari che sono proprio lì come carne da macello in ogni classico gioco del genere sparatutto, d'azione frenetica degli anni 80 e 90. Era così come prassi. E vi devo dire che ok, la difficoltà non è altissima forse all'inizio, ma andando sempre più avanti diventerà più difficile non per via degli avversari più svegli, ma della quantità di avversari e dai boss che dovremo uccidere. Ce ne sono alcuni di boss che sono ultra bastardi. Tenete conto che i boss che avremo nel corso del gioco non sono pochissimi, sono quattro all'inizio. Dopo che avremo battuto i fratelli Smith, dobbiamo ovviamente assistere a una sorta di spettacolo di ballerine e fermare altri quattro scagnozzi importanti. E vi dico solamente che non sono facili da uccidere. Le armi che utilizzeremo nel corso del gioco sono tante, cioè ovviamente utilizzeremo la classica pistola. Avremo anche la possibilità di utilizzare la doppia arma, colpi automatici come se fosse una mitraglietta. Avremo anche addirittura possibilità di raccogliere anche addirittura un livello bonus a tempo, dove possiamo anche addirittura colpire 50 nemici che compariranno a caso con una sorta di tiro al bersaglio, più ne colpiscono maggiore sarà il punteggio, e vite possiamo raccoglierne quante ne vogliamo. Tenete conto una cosa, che questo gioco è strutturato in 8 livelli, e qua non è che giocate solo massimo uno o due giocatori, no, come nel classico arcade dei Simpson che era uscito in quel periodo. Si fa quattro giocatori in una volta, ognuno sceglie un proprio cacciatore, Steve, Billy, Bob e Cormano, ognuno ha una propria particolarità estetica, ma non aggiunge niente di nuovo per quanto riguarda la giocabilità. Dipende soprattutto da quanto siete abili a uccidere tutti i cattivoni che vi capiteranno davanti. Insomma, un gioco che sa essere frenetico, divertente e comico allo stesso tempo, degno dei migliori videogiochi firmati Konami. Se volete recuperarlo, oltre alla versione arcade, che è quella che avete visto, ci sono due conversioni, una per Mega Drive e una per Super Nintendo, solo che hanno dei limiti hardware, grafici e in quantità di livelli. Comunque, per l'epoca erano buoni, sicuramente anche oggi potete farci un giro, ma il mio consiglio è di provare piuttosto la versione arcade originale, che è la più completa.